Anne viene da Linux Trent e ci parla di una cosa che oggi più che mai, con quello che abbiamo sentito negli ultimi giorni su Bologna, sulla Club di Bologna, sulle problematiche correlate a terremoti e non solo, parla di Croce Rossa Italiana e con l'unità mobile di telecomunicazioni. A te, grazie Grazie. davvero. Buongiorno a tutti. Io sono Anne Ghisla, sono qua in rappresentanza di questo piccolo progetto che abbiamo condiviso con il gruppo Trentino della Croce Rossa e sono incidentalmente anche il presidente di Linux Trent, quindi con questo titolo istituzionale vengo a parlare di questa cosa. E non voglio fare tanto una presentazione tecnica perché insomma i dettagli possono essere più o meno comprensibili, soprattutto a me. E voglio invece sottolineare come questa collaborazione è iniziata e quali sono state le modalità con cui l'abbiamo svolta, per essere un po', non dico un esempio, però dare una serie di suggerimenti se qualcun altro volesse fare una cosa di questo tipo. Quindi parto dicendo, presentando in breve Linux Trent, quindi siamo più di un centinaio di soci, siamo smanettoni soprattutto, ma non solo. E la cosa importante è proprio questa, che all'interno di Linux Trent si raccolgono diverse categorie di persone, insegnanti, professionisti del software, studenti di qualsiasi età, abbiamo un programmatore molto, molto giovane di 13 anni e gente in pensione che scrive software, persone che lavorano presso enti pubblici, quindi sono in contatto con questa realtà. Secondo me è una cosa molto importante perché l'ente pubblico viene spesso visto come qualcosa di abbastanza astratto, come non si capisce quali sono i canali di comunicazione, e avere delle persone che ci lavorano al loro interno e sono soci di Linux Trent vuol dire avere un canale di comunicazione sicuro e riuscire poi a interagire. Gli obiettivi di Linux Trent sono di diffondere la cultura del software libero, quindi originariamente quella della programmazione, ma non solo, quindi soprattutto adesso dove i dati stanno diventando un punto dolente proprio riguardo alle libertà di accesso, più ancora del software, ci stiamo anche occupando di questi temi. E tra i nostri soci abbiamo anche persone che lavorano con Open Knowledge Foundation piuttosto che l'associazione del GFOS, quindi il software geografico, e come detto prima abbiamo un dialogo con le istituzioni locali e quindi siamo in grado anche di partecipare alla vita insomma, civica della nostra provincia. Questo sappiamo di essere comunque in una provincia, tra virgolette, privilegiata per adesso stare dell'autonomia e cerchiamo di prenderne il massimo beneficio. Voglio raccontarvi com'è iniziata questa collaborazione con la Croce Rossa. E circa un annetto fa, forse anche meno, allo sportello Linux in Biblioteca, che è un appuntamento settimanale che abbiamo a Trento, ma anche in altre biblioteche della provincia, sono venuti due volontari della Croce Rossa, in particolare Claudio, che è un radioamatore, lavora nel gruppo della telecomunicazione della Croce Rossa e appassionato di informatica, quindi di software libero. E era diventato socio Linux Trent al Linux Day, quindi di poco tempo prima, e ha voluto proporci una collaborazione con il suo gruppo. Quindi con il gruppo Telecomunicazioni CRI, che si occupa prima si chiamava Radiocomunicazioni perché gestiva soprattutto il sistema radio, che rimane molto importante, ma sono state aggiunte la parte video, quindi la realizzazione di filmati e la trasmissione a distanza delle immagini, sia per le emergenze sia durante manifestazioni dove c'è un presidio appunto della Croce Rossa. Loro sono un gruppo, c'è un gruppo fisso di operatori che si occupano delle infrastrutture in modo che siano sempre funzionanti e sono supportati poi da volontari che vengono formati durante corsi organizzati da loro e quindi c'è un gruppo invece volontari mobile. Nello specifico ci siamo occupati di questa unità mobile di telecomunicazioni, quindi un furgone che viene adoperato durante le situazioni di crisi o le manifestazioni sportive o culturali, che è un punto d'appoggio sia per la comunicazione, quindi la parte radiofonica, e invece per quanto riguarda non so, le tendopoli, piuttosto che nelle situazioni di emergenza dove c'è un accampamento per le persone sfollate, è anche un punto di sorveglianza in quanto possiede delle telecamere, sia fisse sia mobili, che permettono appunto di controllare la zona e renderla sicura. Inoltre ha un collegamento ad internet attraverso una serie di antenne e di strumenti e funziona anche da access point, quindi questo sempre per esempio nel caso di un accampamento permette un
che sia connesso ad internet. Quindi possiede queste sei radio che sono sulle frequenze sia quelle del 118 del CRI sia su altre frequenze, per esempio, di altre associazioni che potrebbero, come nel caso, non lo so, della corsa della Trento Bondone, questo mezzo è presente ed è in comunicazione con le associazioni, la radio delle associazioni degli appassionati di moto. Quindi ci sono tre postazioni, che poi adesso vi mostrerò, delle radio portatili per il contatto con gli operatori invece che sono dislocati in vari altri punti, stessa cosa per le telecamere, la connessione internet e in futuro si vorrà aggiungere queste due radio digitali, si chiamano Tetra, per cui sono ancora in progetto. Quindi questo è l'interno, abbiamo una parte server, una parte invece con tre postazioni, con due radio ciascuna, che servono allo smistamento delle chiamate di emergenza. I risultati della collaborazione con i soci di Linux Trent sono stati configurazioni varie, piuttosto che risoluzione di piccoli problemi riguardo alla configurazione della rete. Per quanto possibile abbiamo proposto delle soluzioni, cioè per quanto possibile nel senso tutte le soluzioni che sono state proposte dai soci di Linux Trent erano open source o lo diventeranno tra poco, e comunque la collaborazione è ancora in svolgimento, ci sono ancora tante attività, per esempio il passare le postazioni informatiche da XP a Ubuntu e a varie altre cose come per esempio la radio Tetra, di cui stiamo in realtà ancora predisponendo proprio la struttura. Questi sono poi le cose che vorremmo fare, quindi il rilascio di questo piccolo software per la gestione proprio della chiamata di emergenza e delle azioni successive. È stato sviluppato internamente da CRI, quindi la licenza non era stata specificata, non avendo pensato che potrebbe essere usato in altre situazioni, quindi in futuro ci sarà la pubblicazione con una licenza che noi proporremo come libera. Questo l'avevo già scritto. Poi le trasmissioni audio erano finora registrate con un programmino che funzionava solamente su Windows e recentemente è nato un progetto che può sostituirlo, e poi le radio Tetra. Quello su cui voglio invece focalizzarmi è quello che è successo dietro le quinte, quindi come questa cosa è iniziata e come è stata portata avanti. Inizialmente, quando appunto questi due soci CRI ci hanno proposto una collaborazione con loro, ci sono state delle perplessità, ovviamente. Il fatto di lavorare su un mezzo che lavora in una situazione di emergenza ci ha preoccupato molto, abbiamo detto non possiamo metterci le mani come se fosse il computer di un utente e se non funziona è veramente una situazione grave. E poi, riguardo al supporto a lungo termine, i nostri soci non sono soci permanenti, quindi non possiamo fare un'operazione sul mezzo, un'impostazione di un programma oppure una configurazione e poi lasciarlo un po' abbandonarlo alle loro mani. Quindi quello che abbiamo pensato come soluzione è stata inizialmente la raccolta di tutta la documentazione che era disponibile, che era un po' sparpagliata qua e là, e in questo i soci CRI sono stati molto di grandissimo aiuto, chiaramente sia per quanto riguarda la parte tra virgolette amministrativa, sia perché essendo anche soci di Linux Trent capivano di cosa parlavamo e abbiamo potuto interagire abbastanza facilmente. Quindi poi i vari punti di lavoro sono stati suddivisi in parti il più possibile piccole, indipendenti tra di loro, in modo che una non dovesse influenzare l'altra, e se durante una serata di lavoro non era possibile concludere un'operazione, si ritornava all'impostazione precedente e il giorno dopo il mezzo poteva essere disponibile per un'emergenza e perfettamente funzionante. Per quanto riguarda il supporto a lungo termine, questo con l'aiuto del gruppo CRI Telecomunicazioni, che già conosceva il software libero, quindi ha seguito con molta attenzione tutti i passaggi. In realtà sono indipendenti da noi come Linux Trent, e quindi il supporto è in realtà garantito da loro direttamente. Questo l'abbiamo risolto in questo modo. Come abbiamo fatto, come proprio tecnicamente abbiamo lavorato, è stata creata una mailing list dove si sono iscritte le persone che volevano lavorare su questo progetto. Sono stati fissati degli incontri settimanali a seconda di quanto si potesse, chiaramente tutti hanno lavori, famiglie, bambini piccoli, e si discuteva di volta in volta su che cosa si voleva organizzare la serata di lavoro, e ci si trovava poi sul mezzo, si cercava di lavorare e così via. Quello che voglio sottolineare è che il team di lavoro erano veramente poche persone, dopo ve le elenco, ma senza le due associazioni, quindi Linux Trent e CRI, probabilmente non si sarebbero incontrate. Quello
quello che può, che le associazioni come Linux Trento possono, Linux Trento ma anche la Croce Rossa chiaramente, possono fare è essere proprio degli interlocutori. Questo, come ho detto anche all'inizio, il fatto che in Linux Trento ci siano dei soci che appartengono ad altre associazioni, questo chiaramente facilita la comunicazione. E io vengo cioè abito in Trentino da solo 2 anni. E prima abitavo a Varese e lì so che ci sono diversi LUG, li avevo conosciuti per poco tempo in realtà perché ho conosciuto Linux abbastanza tardi e lì i LUG sono soprattutto, per quanto io ho potuto vedere, appassionati di informatica e basta. Quindi sono un po' chiusi in se stessi e anche non vengono facilmente interpellati da altre realtà. In questo caso è stata i volontari di Croce Rossa che sono venuti allo sportello Linux di Linux Trent a proporci questa cosa. Non sarebbe stata un'idea nostra, ma il fatto che appunto i soci fossero condivisi tra due associazioni ha creato il ponte per queste condivisioni. Quindi queste sono le persone che hanno lavorato, devo dire un grosso grazie giusto ai due soci Linux Trent che hanno dedicato il loro tempo e la loro abilità, chiaramente anche ai soci CRI, che sono stati disponibili poi a imparare anche dei concetti nuovi e a essere veramente a livello molto professionale. L'applauso è gradito. Grazie.